un percorso che non è detto che poi sia quello che deve avere l'atleta di alto livello internazionale. Però su questo discutiamo. Devo dire che dopo così tanti anni che faccio l'allenatore, e so infatti mi ritengo un vecchio, ancora oggi il livello di ricezione delle squadre che alleno non mi lascia per niente tranquillo. Sono scarse. Sono sempre alle prese con dei problemi tecnici da risolvere e con un confronto con idee che sono diverse e mi fanno sempre porre il dubbio se quello che sto facendo va bene. Come ho detto, ho fortunatamente spesso la possibilità di confrontarmi con allenatori che anche vengono al club e provengono da diversi altri paesi. Per esempio, ultimamente è stato con noi 15 giorni l'allenatore della Thailandia, l'allenatore degli Stati Uniti d'America, sono stati per 15 giorni ospiti all'interno del club, e poi loro si confrontano delle idee che sono anche diverse. Thailandesi, perché i thailandesi non dice la Thailandia, secondo noi, secondo Giovanni Guidetti, è la squadra che con elementi più normali fa il gioco migliore al mondo. Per cui noi volevamo capire come si può arrivare a fare un gioco migliore con delle giocatrici che sono normali. Infatti la Thailandia all'ultimo mondiale ha vinto contro la Russia, giocato 3-2 con gli Stati Uniti, una squadra che se tu vedi i centrali sono 1,75 m, i due centrali della Thailandia, i posti quattro sono 1,70 m. Perché sono così dentro? E perché competono con squadre che da un punto di vista fisico sono straordinarie, come la Russia per esempio? Perché hanno una qualità tecnica che è superiore alla media delle giocatrici internazionali. In cosa? Io pensavo anche nella ricezione, dopo l'allenatore mi ha detto che non è così. Sono forti in un'altra cosa, in una difesa del campo che gli permette altre cose, la qualità di secondo volume che non abbiamo, e tutto questo le consente di poter rimanere sul livello internazionale, sul primo livello internazionale senza problemi. Dopo, vabbè, chiudo questo argomento. Ho comunque maturato nel tempo un'idea chiara del modello che preferisco che facciano le giocatrici. Adesso qua, noi sappiamo che il bagger è la tecnica che nella maggior parte degli interventi è utilizzata per realizzare questo importante e difficile momento di gioco. L'abilità tecnica è di grande importanza ed è da allenare moltissimo, soprattutto nella formazione dei giovani giocatori, al fine di poter sperare di avere in futuro una stabilità nella performance in competizione. Da allenare moltissimo, moltissimo. Dopo bisogna vedere cosa si intende per questo moltissimo. Magari poi ne parliamo. Nella ricezione distinguiamo tre momenti. Il primo, che avviene prima della battuta, dove noi assumiamo dove il giocatore assume una posizione di base o di attesa. Questo come primo momento. Come secondo momento abbiamo un'attivazione fisica che avviene sul lancio della palla da parte del battitore. E come ultimo momento, dopo il colpo sulla palla, da parte del battitore, durante il tempo che mi permette la velocità della palla nella sua traiettoria, si effettuerà il movimento di intercettazione che mi permette di arrivare nella posizione di contatto e il contatto con la palla che permetterà infine la realizzazione della traiettoria di ricezione. Come ho detto, non facciamo una cosa proprio particolare tecnica, perché sennò poi non abbiamo il tempo di vedere in pratico, che è semplice, non è che sulla ricezione si possono inventare tante cose, in pratico è semplice. Però
esempio, quando sono venuti i thailandesi, anche nel pratico semplice ho visto delle cose semplici che mi sono state molto utili. E per cui questo semplice non è sempre così scontato, non c'è, non gli esercizi li conosciamo, però il metodo e l'organizzazione di questi esercizi che alle volte ti porta un po' più su rispetto all'altro. Partiamo da come assumiamo questa posizione di partenza, che aiuterà a migliorare la risposta meccanica e sarà inoltre favorevole e deve essere inoltre favorevole alla presa di informazione sulla traiettoria del pallone. Non entriamo in tutti i dettagli, perché vedremo, vederlo praticamente è forse più facile che descriverlo. La posizione di base deve garantire un pronto a muoversi e soprattutto deve essere una posizione comoda, non rigida. Dopo prendiamo una ragazza che può fare dimostrare quello che voglio su questa posizione. Gli arti inferiori devono essere divaricati, flessi, con i piedi paralleli fra di loro. Con i piedi paralleli fra di loro, questa può essere una cosa che si vedono tanti modelli. Io preferisco questo, perché torniamo a come impostava la ricerca di Sellinger. Sellinger preferiva avere questo angolo esterno con la gamba destra avanti e la sinistra dietro, per ai tempi, parliamo del 1984, nel Power Volleyball, voi potete trovare questa descrizione chiara. Però questo angolo da 5 verso 2 è molto difficile nella realizzazione, questa cosa angolare. Per cui io preferisco questo. Poi non è un problema. Un problema didattico è tanto poi alla fine di tutto il processo giovanile la giocatrice troverà il suo adattamento e la sua collocazione potrà anche essere diversa a piedi sfalzati o no, però diciamo il modello didattico che deve impostare tutta la scuola è questa. Quando partiamo dall'under 11 e arriviamo all'under 18 tutte le nostre giocatrici devono fare questo, perché questo è il nostro modello. Non una deve essere in posizione diversa. Se è in posizione diversa, l'allenatore deve spiegare perché. Tutte le giocatrici del club nostro fanno così. E nessuno può transigere da questo. Se non è d'accordo, deve scegliere. Quello lì è il modello nostro di eccezione. Quindi siamo così. Flettiamo leggermente le ginocchia, abbiamo il busto in avanti, abbiamo il piano di rimbalzo avanti al corpo, le braccia sono posizionate avanti al busto con il gomito vicini allo stesso, e qui noi assumiamo la nostra posizione di partenza, focus sulla palla e sul battitore. La stessa cosa che fa un arciere quando mira il bersaglio. Miro il bersaglio, guardo solo là, guardo solo là. Devo vedere la gestualità del battitore, la palla, il contrario. L'arciere tira così, il ricevitore guarda l'arciere. Non muove niente, sta fermo. Se l'allenatore fuori dice qualcosa, non lo guarda, guarda solo la palla. C'è solo la palla da guardare. Quando sono in questa posizione, per esempio, di un'altra partita, hanno tutto l'obbligo di non guardare l'allenatore, perché devono essere focalizzate alla palla. Errore di ricezione. Guarda la palla. Fine. Il busto l'abbiamo detto, la testa ferma, non devo guardare nessuno, ma solo il giocatore. Attenzione fisica sulla gestualità del battitore e sulla palla. Chiaro? C'è qualche cosa di intervento, qualche cosa di
Bene stare a te. Non ci deve essere nessun disturbo, bisogna stare attenti. Tutti devono stare molto attenti quando c'è la battuta del mezzo. I genitori fuori, io ho la fortuna che non ci sono, perché non sono ammessi all'interno delle palestre, soprattutto per una questione anche culturale, gli uomini devono stare fuori. Se vogliono, vedono l'allenamento sugli schermi che sono fuori dalla palestra, sono degli schermi e lì, bello, però dentro la struttura, quando si allenano le squadre, non c'è nessuno. È un vantaggio, perché non si distrae, non c'è il genitore da guardare, papà ha fatto bene, fate solo quello che devi fare. E questo nella ricezione è fondamentale. Dice, ma già da quelle 11 anni, sì, già da quelle 11 anni devono stare attenti nel lavoro di battuta. Molto. Non ci sono azioni di disturbo, perché è già una cosa molto difficile. È molto difficile. E io penso che debba essere sempre più anticipato. Lo so che sono fuori dal sistema, però deve essere sempre più anticipato. Ragionavo diversamente 20 anni fa. Per facilitare lo sviluppo del gioco non deve essere difficile lavorare. Oggi penso il contrario, che devo subito inserire una palla difficile per allenare da giovane questa difficoltà, fin da giovane questa difficoltà. Infatti nel campionato Under 13 giochiamo con la battuta dall'alto, non con la battuta dal basso. Non c'è il jump floating, però c'è la battuta dall'alto. Però alleno l'Under 13 col jump floating, con la ricezione in jump floating, perché voglio anticipare, perché voglio vincere le partite, perché alleno anche per vincere, non solo per fare giocatori forti, anche per vincere, perché una cosa non disturba l'altra. Non mi piacciono queste prediche, ah, ma io devo formare, se io ho una squadra forte vinco anche. E ho giocatori forti. L'anno scorso io ho fatto 4 giocatori che giocano in Sultan League, nella squadra più forte del mondo, con questo sistema. 4. Non uno. 4 giocatori della nostra squadra, campione di Turchia, anni 18, sono nella squadra di Sultan League. Che è la squadra più forte del mondo. Una delle squadre. Quindi si può fare una cosa e l'altra. Una non esclude l'altra. No, non è vero. Non è vero. Si può fare bene uno e l'altro. Allora, adesso vediamo. Vieni qua per favore, 2 o 3 ragazze qui che mettiamo e assumiamo una posizione di base. Allora.